quindi questa disponibilità non possiamo chiedere. Oltre 80.000 fedeli previsti da tutta la Sicilia e dalle altre regioni d'Italia, con 500 pullman che confluiranno in appositi parcheggi prestabiliti, 350 poi accrediti giornalisti operatori della stampa nazionale e internazionale che seguiranno l'evento. Una organizzazione degna di nota, non solo nei numeri, quella che giorno 15 attende la visita pastorale di Papa Francesco nel capoluogo siciliano, e stamattina l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice si è espresso in merito alla prossima visita di Papa Francesco. Il Papa non poteva farci un regalo più grande di questo, non solo venire in Sicilia, a Piazza Armerina, a Palermo, ma proprio in questo giorno così significativo, il 25esimo dell'assassinio di Don Pino, che per i cristiani, non dimentichiamolo, è il giorno invece del martirio, della testimonianza massima. Penso che il Papa viene anche a darci una parola precisa, a riconoscere il sangue dei martiri della giustizia e dei martiri della fede. Forse vorrei, ma penso che sia opportuno poterlo dire, in un momento del nostro dialogo dalle mie labbra è spuntata fuori, considerata anche un po' la situazione attuale, la parola zizzania, santità, ma c'è un po' di zizzania, e lui con una grande serenità mi ha risposto così: se c'è zizzania vuol dire che c'è tanto buon seme buono, tanto grano buono, per cui se non ci fosse la zizzania non ci sarebbe neanche il grano buono. Lui viene con questa convinzione che in Sicilia abbiamo tante potenzialità che dobbiamo tirare fuori.